Poi ci sono andato a vedere quella casa per noi. Tranquilla. Tua sorella non ci può sentire da qua. Devi andartene al più presto da questa casa. Vedrai. Risolveremo insieme quello che è successo. So cosa hai fatto. È per questo che stai male. Ti ricordi come Suor Teresa ci faceva espiare i nostri peccati all'orfanotrofio? Come stavamo bene dopo? Il dolore purifica. Puoi ancora salvarti? Lascia che ti aiuti. Non ti bastava essere una peccatrice. Hai anche ucciso il frutto del tuo peccato. Sei un'assassina, ma sei pur sempre mia sorella. Per questo ti libererò dal male che ti affligge. Quest'acqua benedetta richiami il battesimo ricevuto. E ravvivi in lei il ricordo di Cristo che ci ha redenti con la sua passione e risurrezione. Allontana, Signore, gli spiriti maligni, comanda loro di andarsene. Volgi lo sguardo su questa tua serva, manda su di lei il tuo santo spirito, perché la rinforzi nella lotta, la aiuti a pregare nella tribolazione e la circondi con la sua protezione. Ecco la croce del Signore. Fuggite, spiriti del male. Nella tua misericordia, liberala da ogni male. Liberala da ogni peccato. Liberala dalle insidie del diavolo. Liberala per il tuo digiuno nel deserto, per la tua passione. Liberala per la tua croce, per la tua morte e per la tua santa risurrezione.
Marta non è in casa. Dove è andata? È uscita, ma le dirò che sei passato. Perché non risponde alle mie telefonate? Magari non vuole sentirti più. Magari sei tu che non vuoi.